Benvenuti ad una nuova puntata con Dietro la Notizia, il nostro consueto approfondimento giornalistico. Oggi riparleremo purtroppo del Covid, di vaccini e di terapie. Riparleremo di terapie domiciliari in particolare, di cui tanto si discute in questo periodo, e ne parleremo con un medico che è stato forse uno tra i primi della nostra provincia e il coordinatore della protezione civile, subito dopo la sigla. Rieccoci in studio, andiamo subito a presentare gli ospiti che sono il dottor Giovanni Rosario Lombardi, anestesista e rianimatore presso l'ospedale Monaldi e Cotugno di Napoli, Buonasera, benvenuto, buonasera. e Nicolas Raccio, coordinatore di protezione civile, benvenuto. Ecco, la prima domanda la farei a lei, dottore. Lei è stato tra i primi a credere nella terapia domiciliare, insieme a una sua equipe che lei stesso ha praticamente formato. Perché è scattato questo? Allora, la necessità della terapia domiciliare in realtà nasce principalmente dal fatto che questa patologia purtroppo, essendo una patologia che coinvolge un'elevata quantità, di pazienti per volta, allora onde evitare un'affluenza eccessiva negli ospedali e quindi un ingorgo importante del sistema sanitario nazionale, si preferisce appunto gestire almeno in un primo momento la terapia a domicilio. È chiaro che perché una terapia a domicilio possa funzionare, sono necessarie una serie di situazioni congeniali, cioè innanzitutto è necessario che il medico di famiglia segua in maniera costante il paziente e soprattutto è importante che le ASL, attraverso le unità speciali create appunto per il Covid, le famose USCA, si rechino a domicilio quando le condizioni cominciano comunque a non essere del tutto semplici. Per cui l'insieme di questi due o tre fattori può rendere la terapia domiciliare ottimale. Questa cosa fa sì che la maggior parte dei pazienti possa restare tranquillamente a casa a fare la convalescenza, appunto, e soprattutto ad avere delle cure adeguate. Volevo dire questo. Lei in questo momento, che era secondo me molto difficile, che si conosceva meno il virus, come, Sì. ecco, lei non ci ha pensato su due volte, è partito. Sì, sono partito soprattutto perché a un certo punto mi sono reso conto che la seconda ondata per noi di fatto è stata la prima, perché ricordo che nel mese di marzo del 2020, marzo e aprile, quando le terapie intensive di molte regioni del nord Italia si erano praticamente ingorgate, le nostre di fatto hanno vissuto momenti un tantino più tranquilli. Non c'è stato un contagio di massa, per cui ad ottobre, quando invece abbiamo avuto la seconda ondata, per noi è stata la prima e ci ha trovato un po' impreparati. Ha trovato impreparato principalmente le ASL che hanno saputo gestire in parte questo tipo di problematica. Questa non vuole essere assolutamente un'accusa contro il sistema perché ci siamo trovati di fronte ad un numero di casi inaspettatamente elevato e quindi questa cosa ha fatto sì che il sistema sia andato un attimino in affanno. Quali sono state le difficoltà, diciamo, iniziali della cura domiciliare? Se sono state, Allora, immagino. sì, qualche difficoltà iniziale c'è stata, soprattutto perché oltre alla terapia per bocca, spesso siamo stati costretti a passare, sono stato spesso costretto, ma tuttora lo sono, a passare alla terapia intramuscolare. A volte le persone, diciamo, che si sono positivizzate si sono trovate in nuclei familiari in cui non c'era nessuna persona capace di praticare Di queste fare una iniezioni, siringa, esatto, insomma. ma tuttora si verifica questa problematica. Per cui io ho dovuto spesso spiegare telefonicamente e anche con videochiamate, ho dovuto istruire i familiari di queste persone perché è chiaro che in una situazione del genere, soprattutto nella prima ondata, quando gli infermieri e gli operatori sanitari in genere non erano vaccinati, non sarebbero mai andati a cuor Certo. leggero a casa delle persone positive a praticare terapia iniettiva. Lei naturalmente questo progetto l'ha messo su non da solo, quindi ha avuto l'aiuto Sì, ho avuto di. l'aiuto di infermieri e colleghi del posto che nella fase in cui l'ASL era particolarmente claudicante, insomma, mi hanno dato una mano a gestire le terapie a Ad esempio domicilio. la Protezione Civile, che non si è occupata ovviamente della parte medica, però è stato Sì, determinante. non si è occupata della parte medica, ma ci ha dato una grossa mano nella gestione in genere. Ecco, volevo chiedere invece al coordinatore della Protezione Civile di Calvi Sì. Risorta,
Ecco, qual è stato il ruolo della protezione civile in questo progetto? Sì, la Protezione Civile, il nostro gruppo congiuntamente all'associazione, sempre presente sul territorio di Calvi Risorta, dall'inizio di questa pandemia offre una dovuta assistenza a tutte le persone in regime di quarantena. Per dovuta assistenza si intende il servizio del pronto farmaco, quindi i farmaci a domicilio, oppure Ossigenoterapia. per chi segue un'ossigenoterapia gli vengono consegnate delle bombole di ossigeno. E poi gli vengono consegnati anche dei beni di prima Che necessità. è importante anche questo, nel momento in cui non possono Sì. uscire da casa. Naturalmente la trasmissione di oggi è incentrata prettamente sull'aspetto Il clinico, la medico medicina, sanitario. medico-sanitaria, e quindi devo fare qualche domanda in più sicuramente a lei. Va bene. Quando si può, in modo molto sintetico, se mi può rispondere, perché le domande sono parecchie, quando Sì. si deve, si può intervenire per la terapia domiciliare? Allora, si parte sempre con una terapia domiciliare, soprattutto nei pazienti giovani, nei pazienti che non hanno patologie e che non presentano fattori di rischio. Quindi, in ogni caso, si parte con una terapia domiciliare, con delle compresse facili da assumere, che vengono prescritte dal medico di famiglia e si monitora la situazione attraverso due indici in particolar modo, la misurazione della temperatura corporea e della saturazione dell'ossigeno. Con questi due parametri, anche telefonicamente, noi siamo in grado di capire l'andamento della patologia e quindi capiamo se effettivamente la Quindi terapia. diciamo che tra i segni clinici questi Sì, sono due sono le cose più più importanti. importanti. Poi, ovviamente, ci sono segni come la tosse, come l'affaticamento respiratorio, la cosiddetta fame d'aria, il fiato corto che molti riferiscono, però in presenza di una saturazione normale, questi sintomi, diciamo, sono assolutamente gestibili a casa. Nel caso specifico del vostro Sì, progetto, che è ancora in atto ovviamente, ecco, loro, i cittadini che cosa hanno? Un numero dove possono chiamare? allora loro hanno il numero della Protezione Civile a cui poter chiamare. Per quanto riguarda i cittadini di Calvi Risorta, si rivolgono praticamente o direttamente a me, perché chiaramente hanno il mio numero tutti quanti, oppure alla Protezione Civile. Il servizio di volontariato che è nato ad ottobre, in realtà, ha messo a disposizione il numero di un'infermiera che, diciamo, soprattutto nella prima fase, quella della famosa seconda ondata, è stato particolarmente attivo. Adesso devo dire che il servizio a domicilio è facilmente, come dire, riesce ad avere un funzionamento un tantino più semplice, perché c'è l'ASL che finalmente si è sostanzialmente Organizzata anche organizzata. operativamente. Esatto, sì. Le chiamate sono state tantissime. Sì, tante chiamate, soprattutto nella seconda fase che ha colpito duramente il nostro territorio. La E, chiamata più curiosa, più che in qualche modo ha curiose, coinvolto di più che sì, curiosa. diciamo che coinvolgono un po' tutte, soprattutto quando ci sono delle grida di paura, perché dobbiamo dirlo, ci sono delle grida di paura, dei Certo. pianti. E quindi, come dicevo la scorsa volta, molte volte bisogna anche essere dei motivatori, oltre che Deve venire degli anche animi. psicologicamente. Sì. Qual è la terapia che voi adottate, dottore? Allora, ci sono degli schemi internazionali oramai. Allora, a domicilio si parte, diciamo, con un'antibiotico terapia per bocca, l'azitromicina 500 mg, una compressa al giorno per 6 giorni, e il deltacortene 25 mg, Che è un che è un cortisone, cortisonico. Poi magari ci ritorniamo sul no? discorso del Sì. cortisone, con una posologia che può variare da una a due compresse al giorno in base, diciamo, a quadro clinico. Poi si dà la vitamina D con dosaggi più o meno standardizzati, e nei casi in cui si ritenga ci possa essere il rischio di una complicanza di tipo tromboembolica, cioè di una embolia polmonare, si dà anche il Clexane, che sarebbe la punturina sottocutanea che scoagula un Che po' va a di più il sciogliere un sangue. poco. Esattamente, esattamente. Ecco, volendo, che cosa possiamo consigliare? Se qualcuno di noi vuole tenere in casa una cassetta, Sì, una allora. piccola borsetta, quali sono i farmaci che deve Un metterci? antibiotico e un cortisonico, quindi azitromicina 500 mg e deltacortene 25 mg. Poi è chiaro, in caso di
positivizzazione e di comparsa dei sintomi, si parte con questo e si aggiungono poi anche il clexane, la vitamina D. Però, diciamo, se si vuole, diciamo, tra virgolette, tenere un pronto farmaco, direi che questi due sono sufficienti. Si parla tanto, si è parlato molto pure di cortisone, che Sì. sappiamo tutti è un grosso antinfiammatorio. Sì. Lei è d'accordo ad usarlo? Assolutamente sì, ci sono state delle revisioni sulle linee guida per le quali in pratica il cortisone nei casi meno gravi, diciamo, si è sconsigliato perché il cortisone potrebbe ridurre il buon funzionamento del sistema immunitario. Però in tutta sincerità io ritengo che questa sia sicuramente una linea guida da tenere presente, ma il cortisone dato a dosaggi, soprattutto iniziali, quelli lì che si danno all'inizio, non comporta realmente un abbassamento delle difese immunitarie e comunque il famoso rapporto costo-beneficio depone a favore del beneficio, quindi in ogni caso io lo continuo a consigliare, ma anche in ospedale lo diamo Ci sempre. sono dei casi in cui è meglio ricorrere immediatamente in Sì, ci ospedale? sono dei casi in cui è necessario ricorrere in ospedale, diciamo non sono la regola, sono l'eccezione, però i casi in cui c'è una saturazione molto bassa, mi è capitato purtroppo di vederli, saturazione molto bassa anche magari provando a mettere ossigeno ad elevati flussi a domicilio, quando ti accorgi che la saturazione non sale, allora vuol dire che probabilmente c'è una compromissione del polmone importante e quindi in quel caso è necessaria l'ospedalizzazione, non tanto per una terapia farmacologica, perché quella si può fare anche a domicilio, anche diciamo attraverso accessi venosi, perché insomma io spesso reperisco accessi venosi al paziente e faccio terapie endovenose. Però è vero anche che quando ci si trova di fronte a saturazioni particolarmente compromesse, vuol dire che è necessario l'utilizzo di terapie respiratorie, quindi la famosa CPAP, la maschera oppure il casco, che sono poi presidi chiaramente ospedalieri che a casa non si possono Dottore, utilizzare. una domanda che è anche una mia curiosità. Sì. Ci sono dei comuni dell'Alto Casertano in particolare, le faccio qualche nome che mi viene in mente, Gallo Matese, Ciorlano, Letino, Rocca Romana, eccetera, che da parecchio tempo, da diverse settimane, sono completamente esenti da persone contagiate. Secondo lei perché? Isolamento, buon comportamento? Sicuramente il buon comportamento aiuta, però ritengo che i comuni Covid-free in questo momento in cui la Campania da oggi è stata riconfermata nuovamente zona rossa, il basso numero di contagiati risiede, cioè la motivazione principale risiede nel fatto che il comune sia sostanzialmente piccolo numericamente, quindi non c'è la possibilità di grosse aggregazioni e le persone con dei comportamenti semplici riescono, di prudenza, riescono a prevenire il contagio. È chiaro che nei comuni più grandi ci gira un maggior numero di persone, sono maggiori le possibilità di aggregazioni, le persone magari tendono a spostarsi per motivi di lavoro, insomma, quindi è chiaro che secondo me c'è un Mentre insieme di cose, tra cui anche il buon comportamento del la cittadino. protezione civile, che cosa ha in programma adesso, sempre per quanto riguarda la lotta al Covid? Sì, allora, noi continuiamo quotidianamente, logicamente, ad offrire l'assistenza ai pazienti Covid. Siamo impegnati su più fronti, gestiamo un drive-in tamponi allestito dall'ASL, che viene effettuato 2 giorni a settimana nel nostro comune. E poi Parliamo del comune di Calvi di Risorto, Calvi diciamo. Risorta, sì, nel comune di Calvi Risorta, e poi a breve partiremo con la gestione anche del centro vaccinale, perché a Calvi ci sarà un centro vaccinale. Vaccini, una Sì, domanda che è d'obbligo. certo, immagino, Qual è il parere AstraZeneca. suo su AstraZeneca? Allora, sicuramente il vaccino in generale può comportare dei rischi e questo vale per qualunque tipo di vaccinazione, da quelle obbligatorie a quelle semplici per l'antinfluenzale, però ci sono alcune vaccinazioni che espongono ad un rischio maggiore. AstraZeneca sicuramente è un vaccino sul quale si sono riscontrate delle anomalie, esattamente come si sono riscontrate su Pfizer, come si sono riscontrate su Johnson & Johnson, insomma su tutte le vaccinazioni anti-Covid sta venendo fuori qualche problematica. I casi che sono stati attenzionati dall'opinione pubblica non sono stati poi di fatto realmente correlati all'utilizzo di AstraZeneca, quindi questo ci dà un sospiro di sollievo.
Almeno queste sono le notizie che giungono dal mondo scientifico, per cui io continuo a dire che l'AstraZeneca è un vaccino molto sicuro e che comunque il rapporto alla mole di persone che lo sta ricevendo di fatto sta avendo degli effetti praticamente minimi, quindi assolutamente io Sì, si direi parla di febbre, sì, di febbre. cefalee. Poi ci sono i casi più gravi, diciamo il mostro più temibile in questo contesto è l'ipercoagulabilità, cioè quindi la tromboembolia, che può portare questo vaccino. Ci sono ipotesi discordanti sulla possibilità di scoagulare preventivamente. L'Agenzia Italiana del Farmaco non è molto d'accordo perché dice che sostanzialmente il vaccino è sicuro, non comporta un rischio elevato di trombi e quindi non è necessario l'utilizzo della cardioaspirina. Invece altre agenzie internazionali la consigliano proprio perché alla fine dice la cardioaspirina è un farmaco che previene l'ictus, previene l'infarto, e fare 2 settimane, perché poi sono 2 le settimane di attenzione, alla fine insomma non fa male, per cui io personalmente la continuo a consigliare. Senta, ma questa è una domanda che mi viene così al momento, ma Sì. secondo lei prima di fare un vaccino tipo AstraZeneca è consigliabile fare qualche esame a livello degli esami di coagulazione? Si è detto anche questo nel mondo scientifico, se ne è discusso a lungo, in realtà non è particolarmente indicativo. Si può fare principalmente per avere un'idea generale e per tranquillizzare il paziente, ma sostanzialmente il problema è che non è neanche molto chiaro in quale punto della catena coagulativa il vaccino possa alterare il processo. Quindi anche facendo gli esami magari risultano normali, però qualche problematica si può avere. Siamo alla fine, vuole aggiungere qualcosa? Io non ho nulla da aggiungere, semplicemente continuiamo la nostra protezione civile, continua ad essere a disposizione del territorio, del Comune di Calvi Risorto. Bene così. Invece l'ultima domanda che se vogliamo lanciare un messaggio, anche a costo di diventare noiosi, su quello che bisogna fare, come comportarci. Allora, Detta da un ne medico, è importante che approfitterei, lo in questo dica. momento mi verrebbe più da lanciare un messaggio al governo e mi verrebbe da chiedergli dateci le dosi perché così facendo possiamo sconfiggere il virus. E questa è la cosa che più di tutte mi verrebbe da chiedere. Alla popolazione continuo a dire di tenere duro perché la soluzione dovrebbe essere vicina, che è appunto la vaccinazione. Quindi effettivamente si tratta di un approvvigionamento di dosi che dovrebbe avvenire nel giro di un periodo di tempo più o meno breve. E quindi chiedo alla popolazione un ultimo sforzo di 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, quello che sarà. Purtroppo questo non ci è dato saperlo, né dipende da noi. Ultimi sforzi per fare in modo che alla fine possiamo consegnare alla storia questa bruttissima Al di là pagina. della mascherina, della Mascherine, distanza, distanziamento certo. sociale, lavaggio delle mani, le misure che abbiamo sempre praticamente predicato da più di un anno, quelle sono Prima di ormai. chiudere proprio, volevo invece rivolgere un ringraziamento più che altro al centro vaccinale di Piedimonte, Sì. Vaccinazioni che addirittura ieri è arrivato a quasi 500 al giorno. vaccinazioni e non è poco per una realtà come la nostra. Ma soprattutto stamattina ho avuto una notizia che dovrei verificare, ma però sono quasi certo della cosa. Addirittura abbiamo fatto troppi vaccini, per cui qualcuno ha mandato a Piedimonte a farsi dare indietro alcune dosi, perché evidentemente Sì. servivano. Però insomma, speriamo che nei prossimi giorni tutto questo non succederà. Siamo alla fine proprio, la nostra trasmissione quindi termina qui. Grazie al dottore Lombardi, al Grazie a voi. coordinatore della Protezione Civile. E a voi che ci avete seguiti da casa, alla prossima sigla.